Sono 72 i comuni abruzzesi interessati dal voto di domenica e lunedì 3 e 4 ottobre. Si torna alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci. Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo. Di questi 72, 5 i comuni con più di 15.000 abitanti, nei quali l'eventuale ballottaggio è in programma il 17 e il 18 ottobre prossimi. Si tratta di Sulmona, Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Roseto degli Abruzzi. Anche quest'anno, a causa del Covid, le elezioni si svolgeranno secondo regole particolari indicate nel protocollo nazionale di sicurezza. A questi dettami devono attenersi elettori, scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Oltre al documento di identità e alla tessera elettorale, ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina, che può essere tolta soltanto al momento della riconoscimento con la foto del documento. Durante le operazioni di voto sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro in caso di coda all'ingresso e di 2 metri dagli scrutatori. All'ingresso e prima di impugnare la matita copiativa ci si dovrà igienizzare le mani utilizzando i dispenser messi a disposizione nel seggio. Il Green Pass sarà necessario per i componenti del seggio in caso di ballottaggio, perché dal 15 ottobre ci sarà l'obbligo della carta verde, ma devono comunque indossare anch'essi la mascherina. Non è prevista la misurazione della temperatura fuori dal seggio elettorale, tuttavia chi ha febbre uguale o superiore a 37,5 gradi, sintomi influenzali, è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario o ha avuto contatti con persone positive deve stare a casa. Chi a causa della quarantena non può andare alle urne o è allettato in reparto Covid può votare facendo richiesta del voto al domicilio o presso la struttura sanitaria. Nel corso del voto occorre che siano previste periodi che pulizie dei locali. La città più grande dove si vota è Vasto, dove sono 6 i candidati a sindaco. A Lanciano sono 4 gli aspiranti alla poltrona di sindaco. A Francavilla al Mare sono ben 8. A Sulmona 4 gli aspiranti primi cittadini. A Roseto degli Abruzzi 5 candidati. Oltre a questi comuni si vota, come detto, anche in altri centri della nostra regione. Alle urne 29 comuni della provincia dell'Aquila, tra i quali Tagliacozzo, Roccaraso, Scurcola, Marsicana, Civitella, Roveto, 24 i comuni in provincia di Chieti, tra questi Casalbordino, Casoli, Scerni. In provincia di Teramo i comuni sono 8, tra i quali Bellante, Castellalto, Colonnella. In provincia di Pescara 11, tra questi Penne, Popoli, Tocco da Casauria, Manoppello. Rete 8 e il centro seguiranno l'esito del voto minuto per minuto dalle 14.50 di lunedì, con la conduzione affidata al direttore Carmine Perantuono, collegamenti con i comitati elettorali dei comuni e i risultati di tutti i centri in cui si vota. Seguiteci non solo su Rete 8, anche sui nostri social e sul sito www.rete8.it, continuamente aggiornato con i risultati, nonché sul sito e social del quotidiano Il Centro. Uno sforzo giornalistico e tecnico per garantire ai telespettatori di tutto l'Abruzzo e in particolare dei comuni interessati l'esito delle elezioni sino all'ultimo voto.